Allora, siamo qui con Simona un attimo per parlare dei benefici dell'acqua fredda. Simona, perché tu mi stavi raccontando un'esperienza che hai avuto sulle potenzialità dell'acqua fredda, sull'attivazione del sistema metabolico, della temperatura del corpo e anche sull'attivazione proprio delle difese, insomma, di tutto. Racconta un attimo. Sì, stavo dicendo che mi sono trovata un anno in ferie in un campeggio, era l'ultimo campeggio praticamente sopra Ossa, a 1700 metri d'altezza. E alla mattina presto, praticamente era ancora tutto, era molto presto, quindi era tutto chiuso, c'eravamo giusto svegli io e il campeggiatore, andavo in un ruscello vicino e lì praticamente mi lavavo con quest'acqua freddissima. Premetto che io sono molto freddolosa, ma veramente tanto, 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 che anche d'estate io ho la copertina. E normalmente la mia abitudine è quando vado a dormire che mi devo scaldare il letto con il phon, altrimenti non riesco a dormire tutta la notte perché non riesco a scaldarmi. Quell'inverno, dopo aver fatto questa cosa, che tutte le mattine per 15 giorni mi lavavo con l'acqua fresca dell'uscello, quell'inverno io non ho mai avuto bisogno di usare il phon per scaldarmi perché dormivo tranquillamente e mi scaldavo quando andavo a dormire. Pensate, quindi è salita la tua temperatura corporea e sicuramente anche il livello di attivazione di tutto il sistema, compreso quello immunitario, e ti è durato tutto l'inverno? Sì, tutto l'inverno io ho fatto meno del fatto. Che meraviglia! Quindi, carissimi, ricordatevi di fare l'attivazione. Di usare la potenza dell'acqua fredda per attivare le difese, il metabolismo, la velocità del metabolismo e la temperatura del corpo. Non c'è bisogno di farsi il bagno perché tu non è che ti immergevi come in una vasca da bagno nell'acqua fredda, basta appoggiarlo sulla pelle e lo shock termico, che però è sostenibilissimo sulla pelle, come con un po' d'acqua o sul viso è già sufficiente per attivare questo meccanismo meraviglioso. Grazie Simona della tua breve ma molto molto importante condivisione. Grazie a te.